Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una bevanda sana e genuina fatta in casa, utilizzando della frutta di stagione. Prepareremo un succo di frutta all'albicocca. Inizio lavando accuratamente 1 kg e 800 g di albicocche. Dopo averle lavate, le adagio su uno strofinaccio e le tampono delicatamente. Taglio in due parti ogni albicocca per togliere il nocciolo. Alla fine otterrò 1,5 kg di frutta pulita. Riduco in pezzi più piccoli ogni parte di albicocca. Copro la frutta con pellicola trasparente e preparo lo sciroppo. Verso in una pentola 1,5 litri di acqua e 250 g di zucchero. Metto sul fuoco e aspetto che lo zucchero si sciolga. Quando l'acqua diventa limpida, immergo le albicocche e faccio cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo ricavo il succo di un limone e lo filtro con un colino. Trascorso il tempo di cottura, spengo e frullo con un mixer ad immersione. Aggiungo il succo del limone. Questo, il nostro succo di frutta all'albicocca è pronto. Possiamo gustarlo dopo qualche ora di frigo o conservarlo per il periodo invernale. In quest'ultimo caso bisogna imbottigliarlo in contenitori di vetro precedentemente sterilizzati e asciugati e procedere con la cottura a bagnomaria. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!
La varietà che utilizzeremo è quella delle percoche, molto diffusa in alcune regioni del sud Italia, tra cui la Puglia. Inizio lavando accuratamente un chilo di percoche. Trattandosi di un frutto dalla buccia vellutata, fornita quindi di una sottilissima peluria, è opportuno sfregarla accuratamente sotto l'acqua corrente. Dopo averle lavate, le asciugo con uno strofinaccio. Elimino la buccia e riduco a tocchetti. Copro la frutta con della pellicola trasparente e preparo lo sciroppo. Verso in una pentola 1 litro di acqua e 150 g di zucchero. Metto sul fuoco e aspetto che lo zucchero si sciolga. Ci vorranno pochi minuti. Quando l'acqua diventa limpida, aggiungo le percoche e faccio cuocere per 10 minuti. Nel frattempo ricavo il succo di un limone e lo filtro con un colino. Trascorso il tempo di cottura, spengo e frullo con un mixer ad immersione. Elimino la schiuma che si è formata in superficie e aggiungo il succo di un limone. Fatto questo, il nostro succo di frutta alla pesca è pronto. Possiamo consumarlo dopo qualche ora di frigo o conservarlo per il periodo invernale. In quest'ultimo caso, bisogna imbottigliarlo in contenitori di vetro precedentemente sterilizzati e asciugati e procedere con la cottura a bagnomaria. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!